Questo è il fiumiciattolo che passa in mezzo al sito di Ferrandelle e lì si intravede anche il cartello giallo che dice che questa è una zona di interesse strategico nazionale, quindi militare, e quindi insomma non potremmo in teoria fare quello che stiamo facendo. Allora, da questa parte della strada si vede una costruzione molto interessante, costata 560.000 euro, sicuramente anche con fondi europei, che doveva diventare un luogo di sviluppo dei prodotti tipici. E da questa parte della strada vediamo Maruzzella, luogo dove siamo già venuti un anno e mezzo fa, vero, vero Sì, Clemente? Però sì, sì. vediamo che anche qui si è molto, molto, molto espansa. Quelle cose bianche che vediamo lì sono le famose, famosissime ecoballe e questi magazzini, quando siamo venuti un anno e mezzo fa, erano strapieni di ecoballe. Almeno le hanno tolte. Almeno Quello è un impianto di le hanno tolte. compostaggio Che comunque. però le avranno anche tolte, ma l'impianto di compostaggio Non funziona. non E in funziona, Campania non non abbiamo funziona siti ancora. pubblici dove portare l'allumino. Il che è ovviamente anche un problema perché come si fa a fare la raccolta differenziata se non si sa dove poi mettere, Lo dove stoccaggio del poi lumido si costa intende. 200 euro a tonnellata e invece l'immondizia dal quale stoccarla costa 138 euro a tonnellata, quindi conviene addirittura, ironia della sorte, portare l'immondizia dal quale in discarica piuttosto che portarci il lumido che costa 200 euro a tonnellata. Questo è perché ovviamente l'impianto è privato, non è impianto pubblico. E qui abbiamo un impianto da 30.000 tonnellate l'anno che sgombra le ecoballe e che non si sa perché, per quale motivo non parte. Ecco, Almeno potrebbe essere utile per soddisfare i bisogni dell'intera provincia di Caserta.